1936-2016. La Simonelli Macchine per Caffè compie 80 anni di attività e diventa Simonelli Group. Il presidente Nando Ottavi, in una conferenza nello showroom di Belforte del Chienti, ha annunciato importanti novità, a cominciare dal nome. Io credo che siamo ancora giovani e lo dimostra anche il fatto di questi cambiamenti veloci, di questi aggiornamenti, di questo guardare al futuro. E negli 80 anni abbiamo pensato di dare una struttura nuova al gruppo e di chiamare Simonelli Group, che raccoglie due brand, raccoglie due filiali, una negli Stati Uniti e una a Singapore, per affrontare meglio il mercato verso il 2020. In 6 anni quadruplicato il giro d'affari. Il bilancio consolidato 2015 presenta un risultato complessivo di oltre 70 milioni 400 mila euro di fatturato, con un più 34% rispetto allo scorso anno. È un incremento veramente favoloso, eccezionale, un incremento che non possiamo rispettare tutti gli anni, però anche quest'anno stiamo crescendo, perciò non sarà il 34, ma auguriamoci che la crescita sia costante. Io credo che questo discorso dell'aumento oramai è da anni che la Simonelli sta crescendo. Abbiamo negli ultimi 6 anni quasi quadruplicato il giro d'affari, raggiungendo qualcosa come 30.000 macchine all'anno che vengono prodotte qui nello stabilimento, con quasi 1.000 codici e 1.000 macchine diverse una dall'altra. Questo grazie a un'organizzazione informatica che ci siamo creati in questi anni e che riusciamo a gestire abbastanza tranquillamente per affrontare i 121 paesi che esportiamo nel mondo, che ognuno ha pur della stessa macchina, ma dei requisiti, delle personalizzazioni che cambia il codice della macchina stessa. Numerosi premi ottenuti in questi anni, dal Company to Watch nel 2011, 2013 e 2015, al riconoscimento dell'enciclopedia Treccani come emblema della storia del design italiano. Oggi le macchine da caffè Simonelli vengono esportate in 121 paesi, per il 49% in Asia, 21% in Europa, 16% Americhe e in crescita anche il mercato africano. Vogliamo essere vicini al mercato e continuare a questa crescita che abbiamo avuto in questi mercati, ma proprio per dire che siamo giovani, che vogliamo cambiare, in questi ultimi 6 mesi abbiamo assunto 4-5 giovani per cercare di crescere in mercati dove siamo meno presenti. Uno su tutti, voglio dire, perché è un po' una scommessa, diciamo, mia, dell'azienda, è quella di guardare anche all'Africa. L'Africa come un mercato del futuro. Siamo vicini all'Africa, lavoriamo un po' bene nel Nord Africa, ma meno in Centro e Sud Africa, e proprio per questo abbiamo voluto mettere dei giovani che possono iniziare a girare in questi mercati, pensando che fra i prossimi anni possa essere uno sbocco per una crescita ancora maggiore della Simonelli. A testimoniare la crescita di Simonelli Group nel mondo erano presenti alla conferenza stampa anche il partner storico italo-canadese Tommaso Bresciani e il giovane manager tolentinate Pier Giorgio Cannara, in rappresentanza delle due società compartecipate, la nuova Distribution USA e la nuova Simonelli Asia Pacific di Singapore, operativa dal 2016. L'Asia rappresenta, come ha detto prima il Presidente, il 49% del fatturato della Simonelli e soprattutto quella parte del mondo dove c'è la crescita principale. Quindi sono mercati che crescono con il 30-40% sui consumi di caffè e quindi per quanto riguarda l'acquisto di attrezzatura tecnica siamo sempre sui 15-20-30%. Quindi è una sfida importante. Tutti i nostri competitors, tutti i nostri concorrenti si stanno riversando in Asia perché chiaramente è il mercato che attrae per i numeri e quindi noi siamo stati, diciamo, la prima azienda italiana a aprire questo ufficio, questo branch office, showroom e training center a Singapore, quindi ci puntiamo parecchio per il futuro. E accanto al nostro training center abbiamo aperto un'accademia al caffè insieme al nostro distributore che ha lo scopo appunto di diffondere
la cultura del caffè anche nei paesi lontani dall'Italia, quindi in Asia. Quindi una volta diffusa questa cultura del caffè, poi c'è il presupposto di poter vendere più macchine di caffè in quei territori, quindi aumentare il fatturato e raggiungere l'obiettivo dei famosi 100 milioni di cui parlava prima il Presidente. Le macchine che principalmente vengono vendute in Asia, in termini numerici, sono chiaramente le macchine di fascia media, proprio per un fatto di, conoscenza del prodotto. Chi è che si avvicina comunque al mondo del caffè? Per esempio in paesi come la Cina, in paesi come la Thailandia, in paesi come la Cambogia, il Vietnam, non ambiscono ad acquistare subito la macchina di fascia alta, ma diciamo un prodotto medio, di medio costo, che permetta loro di poter fare caffè e cappuccini, un consumo medio giornaliero di un chilo, anche a volte inferiore al chilo, che per numeri italiani sono molto bassi. Per quanto riguarda invece il settore specialty, che noi un settore specialty è considerato il settore dove ci sono i baristi professionisti, lì invece ci sono modelli come l'Aurelia, oppure modelli come l'Aurelia che vedete qui dietro a me, oppure modelli per quanto riguarda il marchio Vittorio Arduino, Black Eagle e poi in futuro la White Eagle. 80 anni di storia per la nuova Simonelli, questa è una delle prime macchine vendute in Canada da Tommaso Bresciani, partner storico della nuova Simonelli. Oggi che effetto fa vivere questo traguardo? È un traguardo, ascoltando il Presidente oggi, veramente incredibile il progresso, il lavoro svolto, quando io ho iniziato con la Simonelli erano tre soci, oggi ce n'è uno rimasto, voglio ricordare il vicepresidente storico Sandro Feliziani, oltre che vicepresidente professore di matematica all'Università di Camerino, poi Graziano Boldrini che era la mente dell'officina meccanica. Oggi siamo rimasti, la vecchia guardia è sempre rimasta in poco, perciò vedere il progresso, vedere la nuova fabbrica, il nuovo centro direzionale, i modelli che sono sviluppati da questa macchina, veramente, come dicevo poco fa, ti accorgi di quanti anni sono passati e che forse noi, la generazione nostra, siamo all'ultimo giro di giostra. Siamo forse i più aggressivi e siamo quelli che partecipiamo di più negli eventi, nelle fiere, cioè questa filosofia che è partita da tanto tempo fa, di essere presente in tutte le manifestazioni fieristiche nordamericane, dalle più grandi come Chicago, New York, Los Angeles. Cioè noi abbiamo un team che è in continuazione, viaggia per l'America con a dimostrare i nostri prodotti, a cercare nuovi distributori, nuovi canali, nuove catene, e dopo tanto lavoro, per esempio oggi la Starbucks, che fa dei locali particolari chiamati Starbucks Riserva, usa esclusivamente le Vittorio Arduino Black Eagle con i nostri macinini Mythos, che è non solo in America ma in tutto il mondo. Io il futuro vedo che noi, quando abbiamo intrapreso 9 anni fa, il barista, World Barista, l'associazione che rappresenta questa nuova idea del caffè, questa nuova idea di come si fanno i cappuccini con il cuore, e la Simonelli ha investito molto nel World Barista, e sono 9 anni che abbiamo fatto, abbiamo un anno rimasto, non sappiamo se... però i nostri distributori migliori in Nord America non vendono più macchine da caffè, ma fanno scuola di caffè. Cioè noi, quando uno compra la macchina, dalla più piccola alla più grande, abbiamo veramente dei laboratori dove le persone vengono e gli facciamo vedere i segreti di un buon espresso italiano, la temperatura di un cappuccino italiano, come un caffè latte, cioè di dare veramente una cultura, perché diciamocelo, tante di queste persone l'unico caffè che conoscevano era il
caffè filtro, cioè il tazzone che a tanti piace, però è un tè più che un caffè, cioè è un, però bisogna investire nella scuola, cioè non basta più mettere una macchina su un banco e dire questa è la macchina da caffè. La vendita, sì, si vende la macchina da caffè, ma poi bisogna seguirla con una serie di, noi lo chiamiamo training, aggiornamento e dare veramente il know-how, il saper fare il caffè. Altra novità del 2016, l'avvio a Belforte del Chienti del Centro Internazionale di Ricerca del Caffè, in collaborazione con università da tutto il mondo. Abbiamo parlato con il rettore dell'Università di Camerino che ha accolto subito questa nostra idea e abbiamo creato questo centro ricerca e innovazione che verrà fatto qui in Simonelli con dottorandi che già abbiamo iniziato il bando, entreranno a settembre-ottobre, ma soprattutto coinvolgendo università nel mondo. Non ci fermiamo sicuramente alla Simonelli, agli enti di ricerca qui locali, all'Università di Camerino, ma coinvolgendo università e enti di ricerca nel mondo. Già alcuni hanno dato la loro visione, perché vorremmo che il nostro territorio, le Marche, sia un punto di riferimento per la filiera del caffè nel mondo.